Sai che cos'è lo sfintere urinario artificiale e perché può essere spiantato a volte? Lo vedremo nel video di oggi. Buongiorno a tutti, sono il dottor Patrizio Vicini, andrologo, urologo, chirurgo plastico ed estetico genitale a Roma. Ti invito a iscriverti al mio canale YouTube e rimanere collegato fino alla fine, perché daremo informazioni dettagliate, progressive e differenti nel corso dell'intero video. Caso clinico di oggi è un uomo di 64 anni che aveva impiantato 3 anni fa uno sfintere artificiale urinario a zefire per incontinenza urinaria maschile post-prostatectomia radicale per tumore alla prostata. Sono presenti i segni e i sintomi di infezione, quindi arrossamento, edema, secrezione. Se è presente uno di tali sintomi, chiaramente sta a indicare l'infezione che deve essere trattata immediatamente, sia con terapia medica che eventuale terapia chirurgica. Il paziente presenta perdita involontaria d'urina per erosione uretrale, una secrezione a tutta l'area iperemica dello scroto e della zona perineale che risulta dolente alla palpazione. Per confermare la diagnosi abbiamo effettuato una visita urologica con esame obiettivo locale, sia dello scroto che del perineo, e abbiamo successivamente effettuato un'indagine diagnostica chiamata uretrocistoscopia. Pratica entrando dentro in sottovisione endoscopica si è notata appunto la lesione dell'uretra. Device ha una cuffia, la compressione ischemica e l'infezione hanno determinato appunto una lacerazione dell'uretra stessa. Abbiamo effettuato un accesso transperineale, un espianto di tutto il device, di tutte le componenti del device, e un nuovo sfintere artificiale potrà essere reimpiantato a distanza di 4-6 mesi, previa verifica dell'integrità dell'uretra stessa. Quanto riguarda le complicanze possibili dell'intervento, infezioni, ematomi, area scrotale e perineale iperemica, nel post-operatorio abbiamo effettuato una medicazione a piatto con ghiaccio a intermittenza, terapia antibiotica per 5-7 giorni dall'intervento. Rispettando le norme della community YouTube in termini di nudità e contenuti chirurgici, quindi adatti solo a un pubblico adulto, vi rimando al mio sito personale www.patriziovicini.it, in cui vi sarà una sezione video YouTube dedicata appunto a questi video chirurgici e troverai la versione integrale del video. Se ti è piaciuto il video, ti invito a iscriverti al mio canale YouTube, a lasciare un like, scrivere dei commenti che possono essere lo spunto di riflessione per ulteriori tematiche future. Mi trovi anche sulla mia pagina Facebook, segui la mia pagina Instagram, visita il mio sito personale www.patriziovicini.it. Per ora ti saluto e ti aspetto al prossimo video.